Dottor Modiano, indubbiamente lei nel mondo finanziario e del mondo finanziario ha un'esperienza vastissima. Milano è una città che oramai non può che essere una città di servizi. Tra i servizi finanziari sono importantissimi. Mi sembra di capire però che Milano sta calando di ruolo all'interno del mondo dei servizi finanziari. Allora, questo è vero o non è vero? Bisogna vedere calare rispetto a cosa. Sicuramente rispetto alle ambizioni. C'è stata una fase in cui Milano è stata ambiziosissima, una fase anche molto lunga, che io ho cominciato a lavorare nella finanza, nel mondo bancario alla fine degli anni 70 e allora le ambizioni di Milano crescevano. Milano era la capitale di una industria finanziaria molto tradizionale, ma era indiscutibilmente la capitale. E poi ha dato la grande battaglia di grandi ambizioni per diventare la capitale, una capitale europea della finanza moderna all'inizio degli anni 90. La battaglia è stata data, il tentativo è stato fatto. Rispetto a quel tentativo, oggi sicuramente marchiamo una certa decadenza. Il problema era quel tentativo velleitario, quindi destinato a avere un esito sfavorevole, quindi chi ci ha creduto sbagliava, oppure è stata un'occasione persa? Questa è una domanda che io spesso mi faccio e rispondo a secondo dell'umore. Tendo a pensare che sia stata un'occasione persa. Un'occasione persa e non più recuperabile, o forse Milano, la sua amministrazione, potrebbe fare qualcosa per ridare ruolo a Milano nel mondo finanziario? Cosa possa fare un'amministrazione per ridare ruolo a un centro finanziario o a un centro finanziario mancato? È difficile dirlo, è veramente difficile dirlo. Essere o non essere un centro finanziario per una città come Milano dipende moltissimo da ciò che succede nel mondo, in Europa e in Italia in generale, molto meno di ciò che succede nella cerchia dei navigli, ovviamente. Lo diciamo noi milanesi, no? Che noi siamo un po' il termometro d'Italia, anticipiamo spesso le tendenze. Se devo dire che cosa si capisce del futuro dell'Italia a partire dal futuro di Milano centro finanziario o capitale finanziaria d'Europa, beh, il futuro ci dice che dobbiamo rassegnarsi a dei ruoli piuttosto subalterni. Beh, questo per Milano temo sia un grosso problema perché non vedo in questo momento quale potrebbe essere il segmento dell'attività di servizio che possa ridare vitalità a Milano. Lei pensa di intravedere qualche cosa? Ma io penso di sì, perché essere un grande centro finanziario, un medio centro finanziario, Zurigo, diciamo, no? Senza pensare a far concorrenza a Londra o Dublino, ecco. È buona cosa o non è una buona cosa dal punto di vista degli equilibri di una città? Io non lo so, non è facile dirlo, può anche darsi che non sia una buona cosa, perché in fondo la finanza su cui io ho lavorato, quella la finanza per essere veloci degli yuppies, quella dei prodotti derivati e dei grandi rischi assunti, era una finanza molto interessante di altissime qualità tecniche, separata dalla città. Cioè, io ho assunto, credo, un centinaio di giovani italiani che stavano a Londra nelle dealing rooms a fare cose complicatissime, si sono riportati a Milano. Milano ne sentiva la mancanza, sa che non ne sono sicuro, e che adesso non ce ne sono di meno e Milano soffre, non ne sono sicuro. Il punto è che c'è un'altra finanza, che è forse più milanese di questa, di cui secondo me ci sarà ancora bisogno e per la quale c'è spazio di crescita, che è tutta quella finanza di legame con quello che si chiama i territori. Milano in realtà non è un territorio, questo noi milanesi lo sappiamo, no? Certo. Io ho lavorato a Verona dove c'era la veronesità, ho lavorato a Bologna dove c'è la bolognesità, a Torino dove c'è un sacco di torinesità. Noi di milanesità parliamo poco perché noi forse siamo il territorio dei territori, ecco.
noi siamo il luogo in cui si potrebbe mettere ordine, un po' di gerarchia in questa frammentazione nazionale dei territori. Questa è un po' una missione milanese, almeno nel nord, e la finanza c'entra, c'è sempre entrata. Meno la finanza delle, diciamo, dei poteri forti, delle grandi case nazionali e internazionali o comunque con ambizioni nazionali, meno la finanza di Mediobanca e della Comit, più per intenderci la finanza della Cariplo e del Mediocredito Lombardo. Quando sarà fatta la storia della finanza fra qualche decennio, della finanza italiana, non credo che si parlerà di Mediobanca come di Mediobanca si è parlato tanto sui giornali, se ne parlerà di meno, si parlerà un po' di più di altre cose che hanno fatto la storia finanziaria italiana in modo molto più italiano. Il Mediocredito Lombardo ha fatto la storia dell'industrializzazione lombarda dal dopoguerra, non è che se ne parli molto, non c'è più, adesso è parte del gruppo Intesa San Paolo, io l'avevo cambiato nome quando ero lì, Mediocredito Italiano, ma è chiaro che il ruolo tende a essere subalterno, ma è ciò di cui c'è bisogno, cioè l'Italia ha bisogno di quello che è stata l'autostrada del sole dopo la guerra, no? O la RAI. E io ho sempre pensato che la finanza poteva creare la spina dorsale, no, dei territori. E Milano in questo può essere la capitale, il terminale intelligente di come si unificano in modo moderno i processi di internazionalizzazione, come si sviluppano, come si sviluppa una finanza legata all'economia reale, ma che comunque sia anche legata alla grande innovazione che c'è nel mondo. Che intorno a questo ruolo si possa ricostruire o costruire o continuare a costruire un ruolo di questa città, io ci credo abbastanza, perché se non è Milano, chi è? A questo punto verrebbe spontaneo dire che il prossimo passo comunque per Milano dovrebbe essere la città metropolitana, dovrebbe essere l'allargamento dei suoi confini, dovrebbe essere il superamento di una logica municipale. Sì, io sono cose che faccio un po' fatica, perché a dire, a me sembra ovvio. Io non ho poi capito che cos'è Milano, se è la sua cerchia dei Navigli o è la Lombardia o è una via di mezzo fra la Lombardia e la cerchia dei Navigli. Forse noi milanesi non lo sappiamo neanche benissimo. Io credo che la proiezione di Milano, che velleitariamente un po' noi pensavamo che potesse scavalcare l'Italia e far concorrenza a Londra e a New York, la proiezione di Milano passa attraverso il ruolo che Milano ha a livello nazionale. Ed è chiaro che Milano, municipio di Milano, non basta a se stesso, però questo ruolo di Milano, capitale italiana di una finanza legata all'economia reale, è una cosa molto milanese e ovviamente molto metropolitana, perché è Milano la sua cerchia dei Navigli con la sua finanza, ma il suo grande interland con le sue imprese medie, piccole e grandi residui. Sì, purtroppo, come lei sa, noi ci scontriamo sempre con i problemi istituzionali. L'Italia muore di problemi istituzionali. Quindi forse converrebbe, come dire, fare come se non ci fossero e andare avanti, come sempre le cose poi vanno sulle gambe degli uomini. Che è un po' lo stile di questa città, se vogliamo, che è anche il suo limite, che ha sempre pensato di poter trascurare i momenti di riforma istituzionale o di contributo alle riforme istituzionali del paese, perché tanto i processi di modernizzazione ce li gestiamo da noi e poi l'intendenza segue. Se l'intendenza sono le istituzioni, in realtà le istituzioni non seguono, le istituzioni stanno davanti e una volta che ti sono state davanti ti possono stare davanti come un muro che non riesci ad abbattere. Questo è un grandissimo tema che ci riporta al tema di Milano Capitale, cioè Milano con la sua classe dirigente che ripensi il suo ruolo a livello nazionale. Ripeto, dopo aver pensato a un suo ruolo al di fuori dei confini, ripensi al suo ruolo all'interno dei confini, perché l'Italia manca di gerarchia urbana, forse anche la Lombardia, no? Certo. Brescia cresce, cresce Mantova, e cresce Torino dall'altra parte, e si pensa di poter fare a meno delle gerarchie urbane. Io credo che non sia vero, ci sono certe funzioni che possono svolgere soltanto le metropoli centrali.
Certamente. E Milano forse ha un po' rinunciato. Io queste sono cose che imparavo da Roberto Camagni quando mi laureavo, ma credo che di questo ci sia bisogno. Dottor Modiano, credo che su questa riflessione magari ci sentiremo di nuovo, perché secondo noi di Arcipelago è una riflessione molto importante. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie mille.